Ma andiamo all'inchiesta sull'alta velocità Salerno-Reggio Calabria. Il titolo che troviamo oggi su Il Fatto Quotidiano è questo: il TAV del Sud, l'incredibile monumento allo spreco. Ecco, partiamo commentando questo titolo alla tua inchiesta, Antonello. Sì, qua parleremo un attimo, tra un attimo del progetto. Il progetto però è figlio, secondo me, del vizio genetico del piano di resilienza e di rilancio, che è un piano destinato alla valorizzazione, alla promozione, alla rinascita, dell'economia italiana, ma rischia di produrre, gravi distorsioni perché impone scelte molto decisive, molto delicate, molto importanti, in un pomeriggio, in 4 settimane, in 10 giorni. Impone di spendere i soldi presto, anzi prestissimo, e bene, anzi benissimo, e sulla scorta di questa condizione, la mole di soldi che arrivano e ci fanno sembrare a noi che i soldi siano caduti dal cielo, invece sono 3/4 di essi. Sono prestiti che devono essere restituiti e il fatto che li possiamo spendere subito, anzi che li dobbiamo spendere subito, e risponde giustamente a un'esigenza di efficienza del sistema, della macchina burocratica, produce però quello che nell'alta velocità, secondo me, e nel progetto di coniugare e connettere Salerno a Reggio Calabria si sta verificando, e cioè una linea interna a quella attuale. Quella attuale è quella che attraversa il Cilento lungo la costa, invece la linea che viene progettata, salta il Cilento, attraversa il Vallo di Diano e poi si dirige verso Praia Mare, se confluisce nella vecchia Tirrenica all'altezza di Praia Mare e poi prosegue verso sud, ma ha un costo rilevantissimo, 22 miliardi ad oggi, ad ora. Senza tener conto dell'aumento dei prezzi dovuto agli esiti, agli effetti collaterali della guerra in Ucraina, che produrrà un innalzamento che i tecnici valutano intorno agli 8-10 miliardi di euro, quindi da 22 passeremo a 30-32, ma soprattutto sono soldi che non abbiamo, abbiamo solo la prima tranche, 4 miliardi di euro. E soprattutto immaginiamo di sfondare questa grandiosa linea ferroviaria attraverso un tunnel, attraverso buchi delle montagne che l'uno dopo l'altro produrranno il record di avere un treno quasi sotterraneo, 160 km Ecco, sì, perché attraverserà parchi nazionali, Parco Nazionale del Cilento, quello del Pollino, per raggiungere Praia Mare. Poi deve risalire, come La ci cosa che ricordavi tu. mi appare, come dire, strana, bizzarra, la provvisorietà, anche l'approssimazione con la quale si valuta questa iniziativa, che prima del PNRR costava, secondo le valutazioni più low cost del ministro di allora, che era accorto alla spesa, non più di 5 miliardi di euro, era Graziano Del Rio, che voleva rivisitare la vecchia ferrovia, quei binari che passano da Sapri e scendono giù, riqualificarli, addolcirli, renderli agibili e far camminare l'alta velocità un po' meglio, un po' più in fretta di quella, più velocemente di quella che c'è adesso. Queste grandi totem, queste grandi opere, io temo che siano grandi monumenti allo spreco e temo che il Sud abbia una tradizione di monumenti allo spreco e che non debba sprecare più soldi, non ha bisogno di sprecare, ha necessità di vedere realizzate le cose, ma la realizzazione delle cose contrasta con, come dire, la dimensione strabiliante, straordinaria delle opere. Un'opera come questa in quanti anni? Quando la vedremo finita? Fra Poi 20 anni, alla 15 fine, per quale motivo rompere tutto questo? anni? Per Il risparmiare? motivo, si giustifica, il motivo è: il treno deve correre veloce, la classificazione di alta velocità produce l'idea che l'idea, il fatto che il treno non meno di 250 km/h debba andare, e quindi per farlo andare a 250 km/h di media e quindi avere
punte anche di 300, perché ci saranno momenti in cui la velocità sarà più ridotta, bisogna realizzare un tracciato alternativo. Bene, ma perché è vero che 250 è la media e 250 sono il target per definire un treno ad alta velocità, ma è pur vero che noi con tutti questi soldi produciamo mezz'ora in più, ma soprattutto produciamo un danno enorme all'economia turistica e un danno enorme all'ambiente, un danno veramente strabiliante. Spacchiamo una riserva naturale, due parchi e non sappiamo soprattutto quando questa grande opera finisce. Io non sono tra coloro che dicono no alle grandi, no, dobbiamo pure puntare in grande, però dobbiamo puntare in grande senza fantasticare, soprattutto capire che dopo domani, cioè dopo che noi avremo speso i quattro soldi, diciamo così, tra virgolette, i 4 miliardi che il PNRR, l'Europa ci riconosce, dopo il primo tratto e il secondo tratto è la galleria vicino Cosenza, che faremo? Avremmo tutti i finanziamenti, i lotti per completare questa opera? Io temo che allora inizieranno grandissimi problemi e quindi avremo di nuovo questo pellegrinaggio intorno a un'opera incompiuta. Tra l'altro, a proposito di correre, si corre, corre, corre perché, come dicevi anche tu, per la Battipaglia Romagnano c'è un finanziamento del PNRR, quindi bisogna rispettare delle scadenze. Il rischio è che per correre non si fa attenzione a che cosa si va a realizzare. Per non parlare poi, ovviamente, ci sono anche una serie di proteste sui territori, come tu ricordi, Lì anche nel tuo articolo. il tratto produrrà almeno 100 abbattimenti tra case e opifici e ciascuno di questi signori non è felicissimo, benché naturalmente casa sua se verrà espropriata e quindi indennizzato, ma ci saranno tantissimi ricorsi al TAR e inizierà questa sequela giudiziaria, no? In cui le contestazioni saranno legittime, i proprietari di opifici vorranno vedersi riconosciuti i propri diritti e soprattutto non saranno contentissimi di perdere tutto, ancorché, come ripetiamo, indennizzati adeguatamente. Ecco, Inizierà c'è. una contrada legale che ci farà perdere altro tempo. Io dico, abbiamo valutato appieno, abbiamo valutato con ponderazione, con severità e soprattutto con la ragione della misura e della modestia del nostro tempo e anche del nostro portafoglio, parlo di quello italiano, le cose che possiamo fare, le cose che non possiamo fare. Bene, c'è anche un'intervista che hai realizzato appunto questa mattina e che troviamo pubblicato sul Fatto Quotidiano a Michele Oricchio, che è il presidente della Corte dei Conti di Napoli, che dice che questa linea di alta velocità costerà quando e se ne sarà terminata non meno di 30 miliardi. Chiedo, ma spendiamo tutti questi soldi per fare cosa, per andare dove? Un po' le cose che appunto ci siamo detti fino a questo momento, per cui c'è anche perplessità da parte del Presidente della Corte dei Conti di Napoli. Ora non sarò certo io a rivendicare i nostri tempi biblici, ma chiudere in 4,48 un'opera che vale 4 TAV e con un bacino di utenza decisamente ridotto, affidando al gestore dell'opera non solo l'appalto, non solo il progetto, ma anche la valutazione dei benefici, beh, mi sembra un tantino esagerato e anche pericoloso. Insomma, RFI fa tutto. Insomma, E in questa in questo è quest'opera per sempre quest'opera. nella logica di fare presto tutto. L'Europa ci chiede di far presto e noi facciamo presto. Come sappiamo, c'è un bellissimo detto che ci ricorda che la gatta frettolosa fa i gattini ciechi e non vorrei che questa gatta, in questo caso di Bruxelles, producesse per noi non appunto una linea che riduce il tempo, riduce anche la marginalità dei territori, connette il sud dal nord, ma produce un altro sfascio. Il timore è quello di avventurarci in un cantiere infinito, dove i soldi non basteranno mai, l'ingresso della criminalità organizzata è nei fatti, nessuno ne parla, ma è nei fatti, nessuno ne parla colpevolmente perché dovremmo già erigere barriere a difesa di questi appalti e soprattutto la lunghezza
e la delicatezza e la costosità dell'opera, che produrrà per lo Stato un esborso che manterrà poi, a cui manterrà Faccio una l'impegno. domanda. Questo ce lo dobbiamo chiedere adesso e ce lo dobbiamo chiedere davanti alle possibili alternative. Non c'era altro da fare? Non c'era altra possibilità, altro tragitto, altra spesa più congrua, più modesta? Bene, se diamo delle risposte convincenti, allora possiamo andare pure sulla Luna. Se invece sono risposte approssimate, dettate dalla fretta, allora dobbiamo spaventarci, perché il PNRR, invece che aiutarci, appunto, un po' ci sconquasserà, per non dire altro. Allora, per chiudere e per lasciarti ai tuoi impegni, a questo punto cosa possono fare gli amministratori che pure si stanno lamentando? Mi riferisco soprattutto per il primo lotto, perché per quanto riguarda il resto, soprattutto nel Vallo di Diano, dove deve passare questo Devono nuovo tracciato, scetarsi, sono in come si dice in attesa. dialetto, devono svegliarsi un poco e non fare tutto lì, venire a Roma prima possibile e comunicare a chi non ha capito quello che deve capire, spiegare, stare lì, scomodarsi un po', però partire, altrimenti le ragioni, le buone ragioni si trasformeranno in cattive ragioni e la solita pigrizia prevarrà, l'indolenza sulla necessità di essere chiari, certi, e di difendere anche qui, anche a Roma, le loro buone ragioni. Hai avuto modo di sentire il ministro delle Infrastrutture su questo argomento? No, credo che ne sappia pochissimo, però. Credo che Beh. sia già stato fatto tutto e credo che il disinteresse nazionale sia figlio appunto di questa approssimazione. Non lo sanno. Il problema nostro è che tutti ne sanno pochissimo. Grazie, grazie Antonello Grazie per a voi. essere intervenuto. Tutto questo lo trovate oggi su due belle pagine all'interno del Fatto Quotidiano, il Fatto Quotidiano a firma di Antonello Caporale.